po' di tempo che non salivamo qui, su questo monte, e venivamo nel Monastero della Risurrezione, dove vivono da anni le Clarisse Cappuccine in preghiera, meditazione e lavoro. Questo è un luogo di felicità. È un luogo di felicità perché qui regna Dio, perché qui c'è l'amore. Certo, ci sono anche difetti, non è che tra persone non ci sono mai difetti, ma quando i difetti vengono vissuti con amore, accolti con amore, lì c'è la felicità. E più delle volte, una domanda che mi sono posto anche io tanti anni fa, ma quando ho portato in questo o in altri posti dei giovani, ma delle volte anche degli adulti, la domanda più frequente era questa: ma come fanno a essere felici? Perché i ragazzi coglievano nel viso delle monache qui, delle suore clarisse qui a San Giovanni, ma anche in altre parti nel viso dei monaci e delle monache, coglievano la felicità. Perché vedete, quando uno è felice lo si vede dal volto, dagli occhi. Quando uno è triste lo si vede dal volto e lo si vede dagli occhi. Quindi questo posto come luogo della felicità non solo, ma anche come opportunità, come strumento per educare alla felicità. Ed ecco il tema del nostro percorrere, del nostro cammino in queste ultime tappe. Portare in posti come questi, in posti dove c'è la felicità, i ragazzi, i giovani, ma anche le persone che hanno la necessità di ritrovare se stessi, è un modo per educarli attraverso la testimonianza di un'accoglienza vera, autentica, fraterna e semplice, attraverso il valore della preghiera, ma anche attraverso il valore del silenzio. E il silenzio è il compagno inseparabile della felicità. Le persone felici sono persone che riescono a fare silenzio dentro di sé e fuori di sé. Attenzione che silenzio non è mutismo, non è non parlare. Silenzio è anche la capacità di staccare, di non parlare, di non vedere la televisione, di spegnere la radio, di spegnere il cellulare, eccetera. Questa è una forma di silenzio, ma io parlo del silenzio del cuore. Quel silenzio che è sempre capace di ascoltare gli altri, ma perché prima è capace di ascoltarsi. Quel silenzio che è sempre capace di vedere negli altri il bene, nonostante il male che tutti abbiamo dentro. Quel silenzio che è sempre capace di lasciare che il volto degli altri, la storia degli altri, il dolore dell'altro possa entrarmi dentro. Perché? Perché ancor prima ho fatto sì che la parola del Dio crocifisso, la parola del Dio risorto, la parola del Dio della consolazione, la parola del Dio della misericordia sedimenti in me. Non posso essere felice se non sono capace di lasciarmi forgiare e plasmare dal silenzio. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!